che in campo siamo tutte dei leader. Ovviamente quando magari una giocatrice va in difficoltà c'è sempre l'altra che la sostiene e la aiuta, ed è così per qualsiasi giocatore. Credo che ognuna di noi abbia bisogno della propria compagna per rendere al 100%, appunto perché è uno sport di squadra. In molti mi definiscono la più grande compagna del mondo e mi sento onorata, è un piacere per me. Credo che però non sia corretto dire questo, perché comunque la pallavolo è uno sport di squadra e se riesco a giocare così bene è soprattutto grazie al mio compagno di squadra che mi mettono nella situazione perfetta per esprimermi al meglio. Quando si ha in mente, quando si ha un obiettivo, quando si ha tutto un obiettivo, comunque vada, il ricordo di tutto il percorso che si è vissuto con la squadra è comunque bello, perché ci sono sempre i sacrifici, ci sono le risate, i pianti, e fatto di soffrire tutti insieme. Mi definisco una perfezionista quando ci provo, perché mi piace fare le cose fatte bene. Quindi un esempio pratico può essere un giorno non viene un colpo e io finché non riesco a fare quel colpo voglio provare un attacco, in battuta o qualsiasi fondamentale sia, e se non metto una cosa in testa è difficile che riesca a finire quell'allenamento senza esserci riuscita. E per me significa che bisogna dare il 100% di quello che si ha ogni giorno, quindi se un giorno il 100% è il 40%, dai quel 40%, ma cioè, senti proprio di aver dato tutto quello che avevi, no? Diciamo, è importante riuscire a trasmettere la nostra passione, quindi quando avere un pubblico che ci guarda e ci fa piacere vederci, quindi vedere cose belle, diciamo, trasmettere il sacrificio, la sensazione, un sacco di valori che per me giocatrice è molto importante. Diversità nello sport e nella società secondo me è importante, perché credo sia ora di cominciare ad accettare il diverso invece di, diciamo, respingerlo a ogni volta, perché credo che sia sempre qualcosa da imparare dal diverso. Come io ho imparato un sacco dai miei compagni di squadra, spero di aver trasmesso qualcosa di positivo e che abbiano imparato anche da me.